Intanto ringrazio dell'invito che mi è stato rivolto da Regino e anch'io sono qui rappresentando il percorso di Forza Italia che proviene dal fatto che c'è stata, ci sono state le dimissioni del coordinatore di Anna Delle Chiaie che ci ha, diciamo così, visto impegnati a me e al collega Cori come co-commissari per rilanciare il partito qui nel comune di Frascati. Quindi noi siamo stati da poco caricati e ci stiamo preoccupando di organizzare un coordinamento per andare a congresso nel tempo necessario per farlo. Ma quello che mi preme dire qui stasera è rivendicare la posizione di Forza Italia, che è nel centro-destra. Non ci sono ambiguità riguardo alla posizione come partito. Vengo da un consiglio provinciale recente, che si è tenuto, se non ricordo male, lunedì scorso, dove è stato ribadito diciamo a chiare note qual è la posizione di Forza Italia nel centrodestra. Poi è chiaro che anche noi viviamo la difficoltà e il disagio che nasce da questa amministrazione dove componenti attualmente in maggioranza hanno fatto parte, fanno parte, io mi auguro, del centrodestra, però fino a prova contraria sono anch'io d'accordo nel ritenere che la loro posizione attuale è diversa da quella che qui noi stiamo rappresentando esplicitamente. Quindi bisogna essere chiari per non confondere i cittadini. C'è una storia che ormai è conosciuta e nota e che non dobbiamo ripetere perché è stata declinata in tutti i modi. Chi vuole lavorare per il bene della città trova nel centrodestra una forza, una coalizione che si sa prendere responsabilmente carico di quello che serve per fare qui a Frascati. Credo che sia decisivo il fatto che Forza Italia sia qui a testimoniare questa appartenenza, come è successo in altre situazioni da poco registrate, vedi in Emilia Romagna, vedi in Calabria. È chiaro che l'importanza per noi di appartenere a questa coalizione è fondamentale per portare risultati positivi a tutta la coalizione, fin tanto che questo è il progetto, questo è il percorso condiviso, qui a Frascati si va avanti secondo questa linea, con tutte le difficoltà però, ripeto, che sono legate a un precedente fatto amministrativo che chiaramente poi possiamo valutare personalmente come vogliamo, perché l'effetto dell'amministrazione lo sentiamo sulla nostra pelle, parliamo di un livello locale, sappiamo quali sono i problemi. Non faccio revisionismo tornando indietro alla mia amministrazione, perché chiaramente è da lì che poi Frascati ha scoperto di non avere un comune virtuoso, ma di avere un comune fortemente indebitato, perché malgrado tutto quello che si diceva, chiaramente io ho gestito 50 milioni di residuativi. Quindi da lì è che parte l'operazione Verità, la prima opera pubblica di Frascati dopo 25 anni. La prima opera pubblica è stato dichiarare 50 milioni di residui attivi da gestire. Credo che questo sia stato il primo passaggio in controtendenza a quello che veniva predicato ferocemente da chi mi aveva preceduto. Sfido chiunque a non ritrovare queste cose, perché quando si va nell'interesse della propria città ad amministrare, si amministra l'interesse dei cittadini. Questo è, credo, fondamentale. Condivido quanto qui l'onorevole ci ha esortato, faccio anche mio il suo messaggio, a fare per rilanciare, diciamo così, un buon governo di centrodestra, perché è solo il lavoro quello che porta poi al risultato. Tutto il resto sono chiacchiere e non credo che interessi oggi alla cittadinanza, vista la situazione in generale in cui tutti noi ci troviamo a vivere quotidianamente. Ringrazio di nuovo tutti voi per lo spazio, per l'invito di fare rivolto e vi auguro un buon lavoro, come spero anche voi lo auguriate anche a noi che stiamo cominciando a fare quello che si deve fare. E se ci fosse la possibilità di andare prima al voto, noi ci organizziamo, però non abbiamo noi la forza di poterlo fare. Siamo pronti.